Buongiorno a tutti, sono Clarissa, analista dell'Osservatorio di Supply Chain Planning. Ci troviamo oggi con Stefano Fazio, Solution Expert and Pre-Sales Manager. Ciao Stefano. Bentrovata. Ciao. Oggi siamo qui per parlare di un tema che ci sta molto a cuore, ovvero l'evoluzione della supply chain. Quali sono le sfide per le imprese e le nuove opportunità tecnologiche? In particolare, Stefano, ti chiedo. Stiamo vivendo un momento di fermento tecnologico, soprattutto relativamente alla ricerca sulla cosiddetta generative AI. Secondo te, le aziende stanno cambiando il loro modo di voler gestire la supply chain, sfruttando le nuove opportunità, oppure in realtà hanno necessità diverse? Ma allora, le aziende, in particolare quelle strutturate, non necessariamente per dimensione, quanto invece per organizzazione, tendono ad essere davvero molto sensibili all'innovazione tecnologica per migliorare la propria produttività, abbattendo i costi e ultimamente, per fortuna, anche strutturandosi per un migliore efficientamento energetico. Quindi, tipicamente, e sottolineo tipicamente, perché non è sempre così, parliamo di una logica pull, ovvero l'azienda che si struttura ha degli obiettivi strategici di medio e lungo termine e cerca sul mercato le tecnologie più utili per raggiungere questi obiettivi. E in questi anni l'attenzione nei confronti della ricerca e degli investimenti nell'ambito del supply chain management si è focalizzata, secondo me, verso temi piuttosto specifici. Se orientiamo la nostra attenzione ovviamente su questa tipologia di azienda più strutturata. E se ben ricordo, in una recente survey di Gartner relativa ai principali fattori motivanti relativamente agli investimenti tecnologici nel supply chain, più di un terzo delle aziende ha descritto come principale obiettivo motivante quello di migliorare la qualità e la velocità dei propri processi decisionali, seguito poi dalla volontà di adottare tecnologie che garantissero maggiore flessibilità per supportare nuovi modelli di business. E poi a seguire vi erano altri temi come la cybersecurity, lo svecchiamento dell'infrastruttura tecnologica hardware e software, quindi, e poi il miglioramento della visibilità e della tracciabilità dell'informazione. Ecco, in questo quadro la generative AI è una novità tecnologica che davvero ben si presta al raggiungimento di questi obiettivi e ha dimostrato di avere enormi potenzialità di crescita, quindi neanche ci immaginiamo cosa potrà fare domani. Ecco, tuttavia, questa novità ha prestato il fianco già oggi a problematiche relative alla certezza dell'informazione fornita, le cosiddette allucinazioni, problematiche sulla privacy del dato, sui diritti d'autore. Quindi questi sono alcuni motivi per cui questa bellissima tecnologia ancora oggi è un po' ostacolata nella diffusione, diciamo, in ambito professionale. Quindi c'è sicuramente un interesse crescente per le nuove tecnologie come la generativa AI, perché ben si adatta agli obiettivi delle aziende più strutturate e lungimiranti. Però la realtà è che se ci allontaniamo da queste, cioè se allarghiamo lo spettro a tutte le aziende, anche a quelle un pochino più piccole, no? Di piccola media dimensione, queste stanno ancora lottando con sfide più basilari per la gestione della supply chain. E quindi, per concludere, l'adozione di tecnologie avanzate sta avvenendo, ma poiché la necessità di miglioramento aziendale è davvero molto variegata, sta avvenendo in modo graduale e non esattamente uniforme tra i vari settori e oltretutto tra le varie dimensioni aziendali. E quindi si attinge a uno spettro tecnologico molto variegato, più ampio della sola generativa. Perfetto, grazie. Ti voglio anche chiedere, relativamente all'intelligenza artificiale, pensi che rivoluzionerà per le aziende il modo di gestire la loro supply chain nel breve periodo o ci vorrà molto tempo prima di vedere un reale cambiamento? Allora, in generale, quando parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di un ambito tecnologico che ha davvero una lunga storia e che quindi ha già trovato spazio applicativo all'interno di aziende dove è utilizzato, ad esempio, per la generazione del forecast legato alla domanda oppure relativamente alla previsione degli interventi di manutenzione. Perché? Perché questi sono tra i pochi ambiti che hanno a disposizione dati storici in quantità e qualità necessari a questo tipo di tecnologia. E anche la generativa AI, essendo intelligenza artificiale, ha bisogno di questi dati. Però, grazie alla multimodalità, ovvero alla capacità di interpretare immagini, video, suoni ed altri segnali, diciamo in real time, permette l'acquisizione di dati non strutturati, ovvero che non siano già stati registrati e catalogati e immessi all'interno di un database. Dunque, può permettere l'accesso ad una infinità di dati che prima non erano utilizzabili. Ed è questa la più grande rivoluzione legata a questa nuova tecnologia, l'abbattimento delle interfacce tra l'algoritmo e la sorgente del dato. E infatti, non a caso, ci stiamo abituando a scrivere oppure parlare in linguaggio naturale per avere informazioni, generare foto, video, oppure farci aiutare nel day by day del nostro lavoro. Quindi si può prevedere che questo grandissimo punto di forza porterà a molti nuovi utilizzi, use cases che neanche ci immaginiamo, in particolare però legati al mondo dell'automazione di processi non formalizzati, che non ci sono i dati, ma ripetitivi. Se però entriamo un po'
nel cuore della supply chain, quindi nell'ambito della pianificazione, della distribuzione oppure della produzione, troverei più interessanti approcci come quello di creare delle microintelligenze, SLM, Small Languages Models, specializzate, capaci di comprendere le caratteristiche di un problema, modellarlo e poi passarlo in real time a degli algoritmi matematici che siano in grado di ottimizzare quei problemi in assenza di dati storici, che è un po' il tallone d'Achille di questa tecnologia. Quindi che poi questo approccio, nel breve, possa rivoluzionare il mondo della supply chain, fin tanto che non ci saranno nuovi dati, penso sia molto difficile. In più, le aziende hanno sempre sviluppato una certa inerzia al cambiamento, dal momento che la generative AI non ha ancora sviluppato killer applications capaci di creare un reale vantaggio competitivo nel breve e in modo economico. Quindi, diciamo che oltre a questo, pensiamo che ci sono anche i temi che dicevo prima, temi caldi legati alla privacy, al diritto d'autore, alla sicurezza del dato, alla sicurezza informatica. Quindi per questi motivi, al momento, secondo me, è da inquadrare come una grandissima opportunità di innovazione che nel breve magari non rivoluzionerà il supply chain management, ma nel medio termine sicuramente rivoluzionerà il modo col quale interagiremo con le macchine, che assomiglieranno sempre di più a colleghi in remoto e non più a scatole di plastica con un mouse. Grazie mille. Grazie a te.